Alberto Carraro, Fama, parliamo di innovazione, il cuore ormai di qualsiasi impresa e la necessità di tutte le attività ormai di adeguarsi a un'evoluzione continua e a una concorrenza spietata. Sì, effettivamente le aziende hanno necessità di automatizzare, di rendere autonomo il trattamento, specialmente in questo caso dei trucioli, per difficoltà un po' logistiche, personale che si muove, sporco, e per garantire anche il servizio sulle 24 ore, che altrimenti diventerebbe difficile. Quindi l'automazione e l'innovazione noi l'abbiamo cavalcata con i sistemi di trasporto trucciolo in maniera pneumatica e con i trituratori di nuova generazione con espulsione pezzi, e questo qui ha portato dei grandi, dei buoni successi. Infatti nel settore siamo cresciuti sia per lo spazio necessario del personale e anche nelle tecniche di approccio a questi problemi. Questo sta diventando uno dei punti cruciali, cioè l'ottimizzazione e soprattutto la riduzione massima degli errori, anche perché ormai le produzioni richiedono degli investimenti altissimi e un pezzo che non funziona può essere, tra virgolette, pagato a caro prezzo. Sicuramente. Questo per quanto riguarda l'industria che utilizza i nostri impianti, ma lì possiamo farci poco perché è la loro tecnica. Da parte nostra il problema è anche nostro, perché gli errori che facciamo nelle progettazioni comportano rifacimento, ricostruzione per portare uno standard che sia garantista poi al cliente nell'utilizzo giornaliero. Che è un po' quello che chiede l'impresa, un'estrema flessibilità e capacità immediata di reazione per correggere anche gli errori e ottimizzare la produzione. Certo, questo è un altro, diciamo, fiore all'occhiello che ci siamo dati, che è quello di dare un'assistenza rapida e qualificata. Oggi sempre di più le aziende utilizzatrici hanno bisogno di un servizio post vendita veloce, garantito e qualificato.